dichiarazione degli allenatori. La prima. Il consiglio è il solito, non cambiate canale, rimanete con noi. È stata una lunga vigilia, spazio adesso al campo in attesa del verdetto finale. Ben trovati amici da parte di Piero Gepardo e Lele Dani, pronti per il commento. Riflettori puntati su questa sfida di club. Partita che dovrebbe davvero regalare spettacolo. È il calcio offensivo, il credo dei due allenatori. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Occhio alla conclusione. Tiro deviato. Palla che era destinata dello specchio. Aronica. Pace. Davis. Pallone regalato. Traversone nel mezzo, si avventa e spazza via. Palla interessante, ma nessuno è arrivato sul pallone. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Avanza sulla tre quarti. Il portiere blocca senza problemi. Palla rubata in una zona pericolosa. La mette in mezzo. C'è un buon anticipo. Non controlla bene qui. Va via il proprio marcatore. Il pubblico vuole il tiro. Traversone in area. Il portiere legge bene la traiettoria e interviene. Ottima lettura difensiva. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Cristian, capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ha intuito bene qui la situazione. Palla recuperata in ottima posizione. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Si fa spazio. Grande recupero. Mertens. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Prova a metterla lunga col filtrante. Prova, nulla di fatto. Il portiere l'ha posizionato bene e non ha avuto difficoltà. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Buono l'intervento, ma non è finita. Pallone che termina fuori, sarà semplice rimessa dal fondo. Mertens.
Basson. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Percetta palla, nuova possibilità. Pasquale. Punta la porta. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Il cross in area. Riconquistano palla, occhio. Conclusione che non crea problemi al portiere, che blocca con sicurezza. Tiro troppo telefonato, ci vuole ben altro per batterlo. Aronica. Perde un brutto pallone. La mette nel mezzo. Possono respirare. Aronica. Recupera bene qui il passaggio. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. Comincia la seconda frazione di gara. È in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. Intervento del portiere che non è definitivo. Intervento considerato falloso, si ripartirà con un calcio di punizione. Campagnaro. Non va. Ha provato ad allargare il gioco, ma sarà rimessa con le mani. Brutto pallone questo. Christian. Pasquale. Buono il contrasto. Posizione di offside, non ha dubbi qui l'arbitro. Pasquale. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Occhio al contropiede qui.
Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Pallone verso il portiere per evitare la pressione. Mertens lascia partire il traversone. 1-0, ecco il gol del vantaggio che arriva a sorpresa. Rivediamo l'azione di poco fa, traversone al centro da cui è scaturito il gol. La poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Pasquale. E il pallone se ne va via. Prova a superare la difesa con questo pallone. Intercetta un pallone molto pericoloso. Ribalta sul fronte opposto. Pasquale. Che grande intervento. Non deve perdere palla. Interviene e allontana. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Provano a salire. Occhio al traversone. Possono sfruttare questa chance della bandierina. Chance importante della bandierina. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Testa alta, prova il cross. Si supera il portiere, se prova un tiro a porta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Difensore spazza in qualche modo. Intercetta il lancio e riconquista palla. Lascia partire il tiro. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Hanno pareggiato dunque 1-1. Si ripartirà con un fallo laterale. Prosegue spedito ancora. Lascia partire il cross. Presa sicura da parte del portiere, davvero attento qui. Gioca profonda verso l'attaccante. Può mettere da lì. Il portiere dice di no. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Alza la traiettoria. Mette in area di rigore. Decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari. Una parata che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sul match. Era fondamentale non prendere gol qui. Occhio al tocco in mezzo. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Tenta la conclusione. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Salva il pareggio con una parata d'applausi. Ha avuto un riflesso straordinario sulla conclusione ravvicinata, botta sicura. Crossa verso il centro. C'era solo la potenza qui, la Milano. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani.
errore banale quello dei Lions che regalano il pallone. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Continuano a premere questo finale per provare il gol partita. Palla regalata. Melo, occhio al contropiede. Perdono palla, niente ripartenza. Altri 120 secondi da giocare. Pasquale. Finisce in parità, si andrà dunque supplementari.